Extrait de parfum. La forza e la bellezza ipnotica del fuoco sono sempre presenti nella nostra vita e ci legano con grande potere simbolico alle nostre emozioni e a tutto il creato. Nei quattro profumi sono raccolte le tappe di un viaggio che si consuma nel fuoco. Nel fuoco ogni emozione, ogni immagine, ogni profumo si anima ed esiste quasi indipendentemente dal nostro pensiero. Nelle nostre fragranze è catturata l'anima indomabile delle nostre emozioni. White Fire. Il silenzio della neve, il suo bianco abbagliante reso vivo e scintillante dal balenio delle fiamme del fuoco. L'aroma buono e pulito, semplice e argentino della risata spensierata di un bimbo, candido e gentile, come un'amata carezza. Appunti di viaggio davanti al fuoco. The 19th March. La focarina di San Giuseppe. La focarina di San Giuseppe, nella notte del 18 marzo, alle porte dell'equinozio di primavera, è tradizione della nostra terra brucare in grandi falò sterpi e resti dell'inverno, per lasciare spazio alla rinascita della primavera. I profumi nell'aria sono intensi e freschi, nuovi eppure antichi. Gold Rose Wood. A piedi nudi, nell'affascinante mistero del fuoco di un accampamento nel deserto. Le note calde e sensuali di una notte sconosciuta e selvaggia. L'aroma suadente delle spezie. La forza evocativa della rosa e il profumo ancestrale e rassicurante del miele sono esaltati nella forza della fiamma. Ecstasy. Il viaggio più intenso nel fuoco sacro dell'anima, alla ricerca della pienezza autentica, nella sospensione di gravità della bellezza assoluta. Un aroma avvolgente e mistico, ricco di originale e forte personalità. Ecco spuntare dagli appunti di viaggio raccolti in un vecchio taccuino di cuoio, consumato come i saperi che animano il nostro mestiere, tramandato da tre generazioni, due nuove creazioni. Traduzioni fedeli di emozioni fissate con le note dei profumi nella memoria e nell'anima. Ecco due estratti di profumo che rappresentano altre due tappe di questo meraviglioso viaggio non ancora terminato, intorno al fuoco e alle emozioni raccolte grazie ad esperienze ed incontri fantastici. Lilipur. Una sosta di questo viaggio è avvenuta in Nepal, nell'antica capitale del meraviglioso e mistico stato dell'immaterialità, alla ricerca della spiritualità più intima e solitaria. Il Nepal è un paese in cui storia, civiltà e miti si intrecciano, lasciando al viaggiatore il tempo cosmico per guardarsi l'anima, alla scoperta del proprio io profondo. Lilipur è uno spettacolare assembramento di templi, dove spicca tra tutti il bellissimo Tempio d'Oro. In ogni angolo vi sono immensi braceri che bruciano incensi e resine per aiutare la meditazione. Lilipur è considerata una delle zone più spirituali del pianeta. Da questo viaggio nasce questo estratto, racchiuso in una preziosa bottiglia d'oro e ricco di tutta la trascendenza del luogo. Questo estratto rappresenta infatti il fuoco mistico dell'anima e della conoscenza profonda. L'essenza si rileva lentamente a chi la indossa, accompagnando per l'intera giornata il viaggiatore in un'esperienza sensoriale intima ed in continuo divenire. Ogni respiro di profumo è un passo verso il proprio io. Maremma, l'altra sosta di questo meraviglioso viaggio, parla di Toscana, quella forse meno romantica e conosciuta delle colline e delle valli maremmane, aspra e forte come gli uomini e le donne che la vivono, fiera e regale come i cavalli che galoppano instancabili. Racconta di accampamenti in un territorio selvaggio ed incontaminato insieme ai butteri e ai loro splendidi cavalli. Il buttero è il pastore a cavallo tipico della Maremma. Il nome deriva dal greco boutoros, chi pungola i buoi. Con una certa approssimazione tale termine può essere considerato l'equivalente italiano dell'americano cowboy. La forza di questo luogo si respira imperiosa in questo estratto di profumo, molto complesso e dalle mille sfaccettature. Ricco di note fruttate e floreali tipiche di questi luoghi, al tempo stesso forte di note di cuoio e legno che sanno donare alla creazione una durata incredibile. Nella sua bottiglia nera è racchiuso tutto il fascino di un territorio selvaggio ed affascinante, un angolo d'Italia ai più sconosciuto e ricco di meraviglie. La formulazione delle molecole non rispecchia schemi dell'alta profumeria tradizionale, ma si apre alla libertà di esplorare, in tutte le alchimie possibili,
attraverso azioni politicamente scorrette, in grado di rappresentare il vero estratto della vita, anche con le sue imperfezioni, le sue tensioni e dissonanze che rendono l'attimo semplicemente bello. Degustare un profumo di tale struttura richiede tempo, pazienza, perseveranza e sapienza. Non a tutti, infatti, svela la sua essenza, perché non si può semplicemente scegliere di indossarlo. Sarà lui a scegliere voi, qualora intuirà abbiate l'animo per comprenderlo pienamente.